Finalmente è tempo di scoprire la Hyundai Kona. Vi dico già che c'è qualcosa che mi ha stupito, anzi mi ha lasciato a bocca aperta, ma ne parleremo tra pochissimo. Intanto scopriamo come è fatto fuori questo SUV coreano. Hyundai Kona si riconosce subito per la griglia anteriore, ma soprattutto per i fari a LED su due livelli. Sopra i fari diurni e sotto abbaglianti ed anabbaglianti. Il vero marchio di fabbrica però sono le protezioni in plastica sui passaruote e sui paraurti, che a contrasto con la carrozzeria creano un'estetica unica. I cerchi sono in acciaio e in lega da 16 pollici o sempre in lega da 18 pollici dall'allestimento X Possible in su. Il tetto a contrasto invece è solo optional sul top di gamma Style. Nel nostro sondaggio potete scegliere la vostra auto preferita tra alcune delle rivali di come Renault Captur, Seat Arona e Ford EcoSport. Gli interni sono ben fatti, ben costruiti e solidi. Si sente che c'è una grande attenzione agli assemblaggi, che sono robusti e resistenti. Invece per quel che riguarda i materiali si poteva fare qualcosa in più. Del resto sono per lo più materiali rigidi, quindi al tatto non sono molto piacevoli, non danno una grandissima sensazione di cura al dettaglio, di premium se vogliamo. L'unica parte invece che si distingue è questa parte centrale, che è di un materiale morbido definito soft touch dalla stessa Hyundai, che però in realtà non va a modificare più di tanto la percezione dell'abitacolo. Comunque il design è classico, tradizionale, non ha grandi eccessi per quel che riguarda la parte estetica, però qui chiaramente ognuno valuterà sulla base del proprio gusto personale. Invece oggettive le presenze di questi inserti che sono colorati, che riprendono la carrozzeria esterna e che poi vanno anche a definire due degli allestimenti più ricchi in gamma, l'X Possible e la Style. La Hyundai Kona ha dimensioni compatte, lunghezza 4,16 m, larghezza 1,80 m e altezza 1,58 m. Dentro lo spazio è davvero abbondante, davanti si sta davvero molto comodi, spesso più di altre auto rivali. Possono anche essere riscaldabili e ventilati questi sedili in pelle. Costano un migliaio di euro, il perché sta nel fatto che sono inclusi in un pacchetto opzionale che include il volante riscaldabile e poi anche la regolazione elettrica dei sedili. Lo spazio dietro non è moltissimo, non mi viene da gridare al miracolo, diciamo così. Guardate, lo spazio per le ginocchia è appena sufficiente. Lo spazio per i piedi invece è buono, per la testa anche lì rischio di toccare. Non c'è il tetto panoramico, ma c'è un bracciolo centrale molto comodo, ben rifinito e con due portabicchieri. Questo viene molto bene nel caso si debba anche viaggiare. Chi è di statura un pochino inferiore alla mia, io sono alto 1,85 m, sicuramente non avrà problemi. Al contrario qua, insomma, ci si sta giusti giusti. Il divanetto posteriore poi è divisibile 60-40, cosa che permette quindi di aumentare e modulare lo spazio del bagagliaio, che non è moltissimo. La capacità minima del bagagliaio è di 360 litri, buona ma non entusiasmante. Interessante il fatto che il piano sia sullo stesso livello dell'imboccatura, perché si possono far scorrere le valigie in maniera facile e con poca fatica. I ganci poi aiutano a modulare lo spazio e a trattenere, tramite reti apposite, gli oggetti più piccoli. Bene, è finalmente l'ora di dirvi che cos'è che mi ha stupito così tanto nel guidare quest'auto. E ve lo dico subito, è l'assetto, è il modo in cui quest'auto si guida. Perché effettivamente la Kona mi ha stupito tantissimo per quel che riguarda il comportamento su strada e sono due gli elementi principali a contribuire a questa sorpresa, a questo comportamento. Prima di tutto lo sterzo. Infatti lo sterzo è molto diretto, è ben bilanciato e quindi ti permette di avere un'ottima percezione di ciò che sta per fare l'auto. Ma non è finita qua, infatti anche gli ammortizzatori hanno una taratura piuttosto rigida che porta l'auto a essere molto diretta, molto piatta in curva. Quindi sicuramente se cercate un SUV compatto che però riesca a darvi una bella sensazione al volante e anche un bel appoggio in curva, sicuramente la Kona è una delle auto migliori in assoluto. Dall'altro punto di vista però questo assetto ha sicuramente uno svantaggio, sia quello di trasmettere all'abitacolo molte vibrazioni e anche tutte quelle sensazioni spiacevoli che poi vanno un pochino a penalizzare il comfort sulle buche, che sicuramente non sono l'ideale da provare su un'auto rialzata e che vi aspettereste essere in realtà molto morbida sull'asperità. In realtà in questo caso sulla Kona sento parecchie vibrazioni e quindi anche quel tonfo secco a livello acustico lo sento, lo percepisco e non percepisco soltanto quello, ma percepisco anche il rumore del motore. Un tre cilindri, in questo caso è il 1000 da 120 cavalli, turbo benzina, che però si fa sentire troppo e soprattutto a livello di prestazioni non mi è piaciuto. Non mi ha convinto assolutamente, in velocità riesce comunque ad avere una buona spigliatezza, è comunque rapido nel permettervi di raggiungere una velocità di crociera, ma patisce un pochino sulla ripresa, assolutamente. E poi uno 0-100 in 12 secondi, insomma,
Mi sarei aspettato qualcosa in più, ci sono altri rivali, ad esempio la Seat Arona con il motore 1000 tre cilindri però da 115 cavalli, quindi con meno potenza, che impiega minor tempo, ma anche ad esempio mi viene in mente la Fiat 500X che sicuramente è un pochino più grande ma che comunque riesce ad avere un dato dichiarato comunque migliore, siamo intorno agli 11 secondi se consideriamo appunto il motore 1000 da 120 cavalli. Quindi indubbiamente se volete acquistare la Kona potete anche considerare altre motorizzazioni in gamma che però sono o diesel o benzina, il 1006 turbo benzina 177 cavalli dotato solo della trazione integrale, e questo è un'altra cosa importante da sottolineare su questo modello, è uno dei pochi SUV compatti ad avere il 4x4. E poi c'è il diesel 1006 da 115 o 136 cavalli. Nel primo caso abbiamo una trazione anteriore e un cambio manuale, invece nel secondo c'è anche la possibilità di avere il cambio automatico a 7 marce a doppia frizione. Soluzione quest'ultima che non troviamo sul 1000 da 120 cavalli, dotato soltanto del cambio manuale a 6 rapporti, che ha un bel innesto, è molto piacevole da utilizzare, certo non è il massimo per quel che riguarda il coinvolgimento di guida, questa leva lunga che porta un pochino a rallentare l'inserimento della marcia successiva. Ora stiamo sempre parlando di un SUV compatto, quindi in città si potrà utilizzare moltissimo. Negli spazi stretti, nei parcheggi, come si comporta? Innanzitutto vi posso dire che la maneggevolezza dello sterzo è veramente ottima. Infatti con un giro completo di volante si ha un'ottima manovrabilità. Negli spazi stretti, nei parcheggi appunto, le inversioni ad U si fanno veramente in un attimo. Ma la cosa più importante che volevo sottolineare è la presenza di due sistemi di assistenza che sono molto utili. Primo, la telecamera di parcheggio, che funziona bene anche per quel che riguarda la visibilità, perché c'è una risoluzione che è comunque molto buona. Anche di notte si riesce ad utilizzare bene. Le strisce ti permettono di capire quando e dove stai spostando l'automobile e se magari andrai a colpire degli ostacoli in maniera preventiva ti permette di capire come ti stai muovendo. Ma soprattutto c'è un sistema molto interessante. Quando faccio retromarcia, l'automobile mi dice in automatico, con un allarme, che sta arrivando un veicolo dalla parte posteriore. Questo è molto utile perché così non faccio retromarcia, non rischio di mettermi di nuovo in situazioni di pericolo. Passiamo ai dispositivi di assistenza alla guida, che sono una della parte fondamentale di questa auto, e infatti ritroviamo il blind spot monitoring, quindi mi dice quando c'è nel mio angolo cieco dello specchietto un'automobile, molto utile ad esempio se sono in autostrada, voglio cambiare corsia oppure nel traffico, e il sistema rileva in automatico se c'è un'automobile, mi dice appunto con l'attivazione di un LED sullo specchietto non cambiare corsia perché potresti trovarti nei guai, diciamo così. Poi c'è la frenata d'emergenza automatica con riconoscimento del pedone e il mantenitore di corsia. Mi è sufficiente attivare il cruise control tramite i tasti al volante, e a questo punto, se ho attivato il mantenitore di corsia nella parte bassa, posso tranquillamente lasciare il volante o comunque rilassare le mani, perché in quel caso l'automobile mantiene la corsia. Bisogna sempre mantenere l'attenzione sulla strada perché il conducente è assolutamente responsabile di quello che accade al veicolo, però comunque nei lunghi viaggi aiuta. E da questo punto di vista avrei voluto vedere un cruise control adattivo, che non c'è nemmeno a pagamento, c'è soltanto il cruise control normale. Quindi ricapitolando, questo 1000 ve lo consiglio assolutamente se vi muovete in zone pianeggianti, un pochino meno se avete bisogno di tanto spunto, tanta ripresa perché magari viaggiate spesso a pieno carico, oppure in zone particolarmente impegnative a livello di pendenze, magari in montagne o in zone collinari, perché mi sarei aspettato qualcosa in più a livello di ripresa, di potenza. Per scoprire tutto sulla Hyundai Kona non dovete fare altro che cliccare qua sopra, potete vedere il listino completo con tutti i prezzi, le dotazioni, e anche per richiedere un preventivo gratuito potete seguire appunto il nostro link qui in alto. Vi ricordo che tra l'altro quest'auto è disponibile anche in versione elettrica, si chiama Kona Electric, fino a 500 km di autonomia, 36.000 euro il prezzo di partenza. Non è probabilmente l'auto con il miglior rapporto qualità-prezzo, ma ha una dotazione veramente completissima, quindi vale la pena scoprire di più su quest'auto. Mi raccomando, seguiteci e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Ciao!